siamo qui perché era importante stare con i cittadini napoletani e campani. E credo che la questione del non ci fermate tour sia un modo per spiegare alla gente che noi facciamo sul serio. Noi volevamo veramente fermare quella porcheria dei 7 miliardi e mezzo di euro alle banche. Non è che abbiamo fatto un atto dimostrativo. Noi veramente volevamo interrompere la seduta. Mancavano 4 ore per far saltare il più grande trasferimento di soldi pubblici alle banche della storia. E non è finita qui, perché l'UE alla fine ci ha dato ragione e ha chiesto al Ministero del Tesoro di aprire un fascicolo e dare spiegazioni sul fatto che possono essere aiuti di Stato. Quindi probabilmente quando i nostri colleghi saranno reintegrati in Parlamento potrebbe arrivare qualche sanzione dalla Comunità Europea per aiuti di Stato. Luigi Di Maio, un anno passato pericolosamente, cosa è cambiato, cosa sta cambiando e cosa cambierà? Ma io ero questo weekend in Veneto a spiegare agli imprenditori del Veneto cosa abbiamo portato a casa per loro in questi anni, in questo anno. La prima cosa riguarda proprio le imprese. Noi abbiamo bloccato le cartelle esattoriali di Equitalia per imprenditori che hanno crediti con le pubbliche amministrazioni. Abbiamo chiesto e ottenuto che le imprese che delocalizzano in Brasile, in Turchia, dovranno restituire i soldi pubblici che hanno preso dallo Stato italiano per rinnovarsi macchinari. Questi due provvedimenti sono finiti sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che non è il giornale del Movimento 5 Stelle, con un titolo: l'uovo di Colombo, servivano gli alieni del Movimento 5 Stelle per far passare provvedimenti di questo tipo. Io mi domando se questi provvedimenti fossero passati 4 anni fa, la vita di quanti imprenditori e operai avremmo salvato, impedendo delocalizzazioni e la morsa a credito, tasse per gli imprenditori. Credo che questo anno sia stata l'insegna della semplicità. Ognuno di noi si ricorda i problemi delle persone qui fuori, entra lì dentro e cerca di fare cose di buon senso. Ci saranno le europee. Quali saranno secondo lei i criteri della scelta dei candidati? Ma mettiamo sempre qualche sbarramento per evitare che qualcuno che ovviamente all'ultimo minuto si avvicina al movimento, scopre il movimento per candidarsi, si possa candidare, insomma. Per il resto si tratterà, credo, di qualche limite temporale di certificazione, poi il resto dei criteri li deciderete voi. Cioè saranno i cittadini a scegliere sul portale del Movimento 5 Stelle, con due turni, regionale e poi di collegio, quali sono i migliori portavoce che possono rappresentare il Movimento 5 Stelle in Europa. Lei è considerato un po' l'anima calma del movimento, il termine democristiano le dà fastidio? Io sono il più incazzato di tutti, solo che a voi sembra che non sia così, ma vi posso assicurare che la rabbia che provoca in me una certa ipocrisia politica, prima si parlava anche di Tsipras, una certa ipocrisia politica, questa rabbia riesco a contenerla, ma ciò non significa che non sono arrabbiato. I cittadini cosa si aspettano? Adesso si aspettano, secondo me, che continuiamo a fare quello che abbiamo fatto in Parlamento italiano, nei comuni e nelle regioni, anche nel Parlamento europeo. Io ho detto anche a tutti quanti, parlando con gli altri parlamentari, noi non dobbiamo fare nient'altro che parlare di noi e raccontare quello che abbiamo fatto in questo anno e in questi anni, quando governiamo i comuni, da quando siamo nelle regioni, perché solo raccontando questo siamo una forza politica credibile che ha fatto quello che diceva. E se tu fai quello che dici, qualsiasi programma porti avanti è un programma credibile che i cittadini voteranno. Quindi l'Europa terrà sotto scacco il movimento e il movimento l'Europa? Ma vedremo, per ora sappiamo solo che già ci sono due parlamenti europei e non uno. Arriveremo lì, come sempre cercheremo di capire dove si stanno sprecando soldi, quali politiche di austerity non si devono fare, cercheremo di far saltare il trattato del fiscal compact, abbiamo già pronta la risoluzione per presentarla e impegnare la Commissione a rivalutare i criteri di rispetto del fiscal compact, le soglie. Noi stiamo già lavorando in quella direzione, adesso saranno presentati i candidati, il programma sarà discusso in rete. Credo che tutto quello che avverrà nei prossimi mesi sarà anche naturale, sarà il percorso di un movimento che continua a invadere le istituzioni. E mi aspetto anche che dagli altri paesi arrivino nuovi movimenti. Tutti si discutono dicendo gli alleate col PSE, col PPE, con la Le Pen. Nelle proiezioni ci sono qualcosa come 100 su 750 parlamentari europei, 100 che risulteranno non iscritti perché non si sa dove collocarli, in quali gruppi. Io credo che saranno ancora di più. Secondo me nel Parlamento europeo si formerà un universo di nuovi movimenti come il nostro, che nascono dal basso, e in questo l'Italia è all'avanguardia. Il movimento più all'avanguardia di tutti in Europa è il nostro, è più avanti di tutti, è partito prima di tutti e sta portando nelle istituzioni delle idee che negli altri paesi fanno ancora fatica a portare alle
alle elezioni a far entrare qualche parlamentare o qualche consigliere comunale. Io sono stato a mira da Alvise Maniero, che è il nostro sindaco del Movimento 5 Stelle. Alvise si è inventato dei metodi per mettere insieme fondi europei e per fare progetti per il turismo incredibili. Ha dato in comodato gratuito all'Università di Venezia un edificio pubblico che non gli serviva. In cambio si fa fare gratuitamente i bandi pubblici europei. Da zero, da quando ci siamo noi al governo, sono arrivati 250.000 euro di fondi europei che stanno investendo nel turismo. Questa gente, Alvise, all'età mia, 27 anni, non aveva nessuna esperienza da sindaco. Noi questo dobbiamo portare: la semplicità, la normalità, la capacità di arrangiarsi, che è anche tipica nostra del sud. Tutto qui.